Mi rendo conto, e concludo veramente, del consenso che oggi c'è verso questa amministrazione regionale, senza dare nulla per scontato, perché voglio ricordare che poi le elezioni sono una partita a sé, la partita di calcio non è che è scontata, le elezioni tantomeno. È così che il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha chiuso la conferenza stampa di fine anno e di termine legislatura e, di fatto, ha aperto la campagna elettorale in cui punta deciso alla rielezione. Ma quando si voterà? Diciamo che le due date possibili sono 2 aprile o 7 maggio, sono le uniche due fattibili perché altrimenti tra festività ed altro rischiamo di avere dei problemi. Quanto alla lista civica che porterà il nome del presidente e punta a catalizzare il voto moderato e trasversale sulla scorta di quanto fatto dall'omologo Zaia nel vicino Veneto, però il governatore non si sbottona più di tanto. È tutto aperto ancora, oltretutto, una parte di scherzi, le liste non ci sono. Le liste le decide ovviamente chi mette il nome sulla lista, quindi Massimiliano Fedriga, ma questo mi tengo come riserva, e non c'è nulla di deciso. Quindi non esistono liste nascoste, liste già fatte, non esiste nulla, perché quando lo deciderò lo comunicherò agli diretti interessati. In vista anche il ritorno di un ente di area vasta al posto delle vecchie province, i cosiddetti EDR, che avranno però funzioni specifiche prestabilite e pronte con una dotazione completa di fondi e personale. Ma quando diverranno realtà? Non parliamo di revisioni di statuto. Ci vogliono almeno 6 mesi dalla prima alla seconda lettura nei rispettivi rami del Parlamento, dopodiché potrà diventare operativo. Mi auguro che nel giro di un anno e mezzo o due potremo avere gli enti elettivi. La conferenza stampa si è aperta con un cortometraggio dalla forte componente emotiva che ha passato in rassegna obiettivi raggiunti dalla giunta regionale, ma anche le grandi emergenze affrontate tra tempesta Vaia, pandemia da Covid e incendi sul Carso. Fedriga è il candidato del centrodestra per la presidenza della regione Friuli Venezia. Posta molto formale quella di oggi del primo consiglio regionale della giunta Fedriga. Poi, dopo i rimandi alla finanziaria appena approvata e al miliardo di investimenti in sanità nel corso della legislatura, Fedriga, anche come presidente della conferenza delle regioni, è tornato sulla crucialità dello scenario internazionale in un momento in cui la guerra, la carenza di materie prime, il caro energia e l'inflazione rendono, secondo il presidente, ancora più cruciale l'asse fra Europa e Stati Uniti. Il contesto geopolitico internazionale è cambiato. Se noi non rafforziamo l'asse, non soltanto ovviamente che quella spetta ai governi nazionali di accordo istituzionale politico tra i paesi delle democrazie occidentali, ma anche l'asse tra imprese, investimenti e collaborazione dei territori, non riusciremo a difendere il nostro sistema produttivo. Noi dobbiamo lavorare con i paesi europei e Stati Uniti per le filiere produttive, per essere autosufficienti, penso per l'approvvigionamento energetico.